Adesso ci sono le chicken line. Chicken line. Che sarebbe chicken line? Linea del pollo. Però in inglese non lo capiscono. Non lo capiscono, quindi ci hanno messo un pollo, ha preso a testa in giù, vivo, sempre vivo. La chicken line. Cos'è l'enduro secondo lei? La libertà, la libertà. Libertà di fare quello che vuoi. Non devi essere obbligato a fare quello che fanno tutti. È una cosa strana. Non conoscevo se non per sentito dire. Poi quando mio figlio Adriano si è buttato in questo ramo ho capito che bisogna cambiare il modo di vedere questo mondo, insomma, è veramente impressionante. Ho visto la prima e-bike in Trentino e in vacanza, ne ho provata una e sono tornato bambino, perché mi sono divertito come un bambino. Venendo dal mondo delle moto, da enduro, motocross e così, mi si è accesa la lampadina, e tornando dalle ferie abbiamo preso i primi contatti con i vari fornitori, cercati, poi sbagliati ovviamente perché erano i primi, però abbiamo messo su un negozietto di fianco alla nostra attività, che era gommista officina meccanica. Kenty Bike è stato colui che mi ha corrotto, tra virgolette, nel mondo bici. Bici elettriche soprattutto, perché non avendo una preparazione atletica e un'età per pretendere di allenarsi con una bici muscolare, l'avvento dell'elettrica è stato un toccasana per, credo, centinaia, migliaia di persone come me. Il cuore è un muscolo, il cuore non ha sentimenti, i sentimenti sono nel cervello. Il cuore è un muscolo, quindi se si abitua piano piano a sostenere certi sforzi, si ipertrofizza, cioè diventa molto più potente gradualmente fino a fare certi sforzi senza problemi. E questo lo si ha con una gradualità. Io ho capito che le bike hanno la possibilità di dare questa gradualità. All'inizio eravamo dei pazzi, perché vendevamo bici elettriche che nessuno aveva mai visto. C'era sicuramente quelli che vanno in bicicletta da una vita, che faticano a fare il passaggio, ma lo stanno facendo comunque, perché comunque il passaggio naturale è andare sulle bike. E noi eravamo convinti prima e adesso sono convinti tutti, però certo forse siamo partiti un po' troppo presto, perché abbiamo fatto un paio d'anni ad arrancare, perché non erano tantissimi quelli che volevano l'elettrica. Sì, una prova ok, ma non era proprio nei piani di tutti prima o poi avere un'elettrica. Adesso puoi mandar fuori 20 bici in un giorno perché le vogliono tutti. Lì bisogna stare attenti a cosa si vende, che qualità ha la bici che vendi, il prodotto. Dico solo una cosa, che è quella che ho ribadito fino adesso, che comunque chi non ha la possibilità di andarci 2-3 volte a settimana e quindi farti una gamba per impegni di lavoro, per impegni di famiglia, o perché non ne ha voglia, perché non è un obbligo essere un atleta a tutti i costi, la bici elettrica ti consente. Però io so anche di gente che fa le gare con le muscolari che si allena comunque con la bici elettrica, perché ti porta ad avere un modo di andare in bici diverso, che può essere anche utile. Magari è una cazzata, però il 95% della gente che ha provato la bici elettrica l'ha comprata. Non è che non prendeva, ma ci voleva parecchia potenza finanziaria per stare aperti e far provare le bici, perché sono bici che costano. Quindi tra sacrifici una cosa e un'altra siamo riusciti ad arrivare adesso. Non è che ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad arrivare qui. Adesso da qui in poi vediamo. Ma le bici elettriche non fai fatica, c'è il motore. Sì, ma io sono morto. Sì?
chi è più forte, il maratoneta o colui che fa i 100 metri? Sono due cose completamente diverse. Dipende come la usi, come tutte le cose. Se vuoi spingere, spingi. Se vuoi andare a passeggio, vai a passeggio. Se fai dei percorsi soft a livello di strade bianche, oppure se fai mulattiere a salire, con scalini, gradoni, radici, bagnate, secche, con la neve, siamo usciti con la neve, diventa tutto più interessante. La metti a turbo, a manetta, e vai su, tranquillo e beato, senza un fiato. E ci picchi un tot di tempo. Ma se quella stessa salita te la fai sempre a turbo, sempre a manetta, ma a manetta anche te con le gambe, vai su a 20-25 all'ora, dove devi guidare anche in salita, perché prendere un ostacolo 20-25-30 all'ora diventa impegnativo ad azzeccare le linee, a dare la pedalata al momento giusto. Beh, diciamo che per vendere le biciclette devi andare in bici, per forza. La cosa bella è che comunque è un mondo che crea anche passione, quindi riesci a divertirti facendo il lavoro che lo fai comunque 15-16 ore al giorno. A me piace l'adrenalina, piace la discesa, piace il rischio, mi piace quello che facevo in moto, lo faccio in bici. L'enduro è una filosofia, non mica... Non è solo uno sport. No! C'entra niente con lo sport. C'entra niente con lo sport, viene dopo lo sport. L'enduro è una filosofia. L'enduro potrebbe essere anche l'elduro, colui che è duro. Colui che è in mezzo al monte, in mezzo alla macchia, in mezzo alle foreste, non molla mai. Qualsiasi cosa torna a casa, lui è il proprio mezzo. Che esso sia una moto o una bicicletta, o anche le scarpe. Questo è l'enduro. Nasce da una sfida con se stessi, voler capire dove la tua mente, oltre che al tuo fisico, ti può portare, avendo come filosofia l'imprevisto. Non è una pista da cross, un anello. Come chiamo io il recinto, giri sempre lì, lo impari a memoria, chi l'ha imparato meglio va meglio. Curiosità, esplorazione. Improvvisazione. Su un sentiero ci sei passato due mesi prima, oggi è cambiato totalmente per le piogge, per un albero che è caduto. Devi essere in grado, col colpo d'occhio, di improvvisare, scavalcare l'ostacolo e uscirne vivo. Questo è l'enduro. Non vado a fare la passeggiata in bicicletta, non ci parto neanche. Vado, se c'è da fare qualche discesa, qualche cosa impegnativa, è sempre più divertente. Se invece devo fare una passeggiata per andare a vedere un ruscello, sto a casa. È un insegnamento di vita non indifferente. Chi cresce con questo modo di essere, sicuramente nella vita, quando affronterà gli ostacoli, non avrà timore di affrontarli. Il timore c'è sempre, perché la paura è quella che ti fa... Però, nel volerlo affrontare, trovi il coraggio. Sicuramente la Maxi Valanche l'anno prossimo, forse faremo la Mega, che è quella ancora più lunga, e sono tra il format di gara che preferisco, sono quelle lì, che sono più sincere secondo me. È una gara che ti fa partire dal ghiacciaio a 3800 metri e devi arrivare a 2000 metri tutti insieme, si parte da mucchio. Primo che arriva giù ha vinto.
il dare comunque il massimo per portarsi a casa quell'adrenalina che almeno a noi nel nostro gruppo serve per sopravvivere per tutta la settimana fino alla domenica successiva, perché è una valvola di sfogo enorme. Quindi pochi fronzoli e andare, perché sì, ok, mettiamo a posto la sospensione, mettiamo a posto il motore, mettiamo a posto la bici, ma l'essenziale è andare, divertirsi e riportare a casa la pelle. Quello che manca qui è la coesione tra i gruppi, no? Perché non è possibile che io ogni collina che c'è il gruppetto che ha le sue discese, ma non c'è mai niente di fatto finito. Quindi se ci fosse coesione, sì, si potrebbe lavorare su un bel progetto. Il territorio è pronto per questo tipo di sport e per ricevere più turisti possibili. Probabilmente non sono ancora pronti i vari enti, varie associazioni che si occupano di questo. Aprire alla possibilità di andare in bicicletta proprio per le potenzialità di questi tipi di biciclette a molta più gente non può che favorire il discorso turistico. Ci dovrebbe essere quasi una simbiosi, no, tra lo sviluppo di questo tipo di sport, chiamiamolo così, e l'incremento del turismo locale. Abbiamo fatto sentieri, abbiamo creato piste che a me sinceramente piacciono una tantum, nel senso che sì, la pista è ok, però io sono più da sentiero puro, nudo e crudo. Qui la zona, tutto nell'Alto Mogerardese, è creata a colline con della bella macchia mediterranea e soprattutto parecchio scoglio. Pietra. Per qualcuno è viscida, per me è grip. È un parco giochi che secondo me, se fosse sfruttato forse anche a livello amministrativo, politico e quant'altro, potrebbe creare delle situazioni interessanti anche a livello di lavoro, di movimento. Farei un paragone, non sarebbe come dire andare in un ospedale pensando che ti fa da supporto completo e poi scopri che non c'è un defibrillatore in pronto soccorso, no? Quindi voglio dire, secondo me dovrebbe essere comunque in una fase di sviluppo importante quest'area sportiva, questa linea sportiva. Fa bene al fisico, fa bene anche alla mente, perché ricordiamoci che un fisico che sta bene condiziona una mente libera, tranquilla e viceversa, no? Beh, il 90% di quello che abbiamo fatto noi ci siamo buttati sulle tracce degli animali, nel senso che te vai in cima di un monte, generalmente l'acqua la si trova a valle, l'animale che fa? Dalla cima del monte tende ad andare verso l'acqua e l'animale non farà mai la strada sbagliata, nel senso che non farà mai il dirupo, ci vive, è casa sua. E abbiamo seguito le sue tracce, seguendo le sue tracce ci sono uscite fuori delle piste che ad oggi Sherwood in primis, che è la più conosciuta, viene battuta anche da gente da fuori. L'e-bike è il futuro della bicicletta, appunto. Non è che c'è una... non deve avere 60 anni per forza o... Io ho comprato la Mondraker da 24 ai bambini perché me li porto in montagna con me, ma è una questione di divertimento e di... Pedalare una bici da 20 pollici o da 24 pollici in mezzo ai sassi è 100 volte più difficile che pedalare una 29, perché la ruota si impunta da tutte le parti. Se c'è un'elettrica, ovviamente non come la mia, ma un'elettrica che gli consente di venire in montagna in salita con me e poi fare la discesa insieme a papà, secondo me è perfetto. Ma anche i ciclisti normali, adesso me li tiro tutti contro, ma cioè, non c'ha senso andare sulla strada, la statale adriatica, a gruppo, dove passano 400 camion o macchine. Non è sport quello, secondo me. Ti fai una bocconata di gasolio e torni a casa, cioè, non lo so, non lo capisco. Però, beh.
Prima bisogna fare le piste ciclabili. Le bici elettriche vanno bene per andare in montagna, nel mio territorio parlo, qui. Come quando fai un posto per ricevere il turismo e non fai i giochi per i bambini, e il turismo non lo ricevi, se tu vuoi spingere l'e-bike e non fai la viabilità, l'e-bike non le vendi. È normale, se ci sono le piste ciclabili, se c'è tutto attrezzato, allora sì che la gente gli frega un cazzo e prende la macchina. No, non lo so, non penso troppo in là. Sinceramente io ho un po' il timore di quando la curva si stabilizzerà. Tanto ormai abbiamo parlato a parlare di curve, di col Covid. No? Quando arriva l'apice delle vendite e-bike, forse sarà l'anno prossimo, tra due anni, non lo so, ci sarà da fare i conti un attimo e vedere se conviene andare avanti imperterriti oppure trovare qualcosa che magari sorpasserà l'e-bike. Quindi si proverà sempre roba nuova e magari sviluppare un territorio come questo nostro, magari con l'appoggio di un comune, fare un discorso più di corsi, di scuola per bambini che manca e tanta altra roba. È tutti i giorni un punto di partenza.